Il professor Giustino Barruti, direttore unità operativa complessa malattie infettive dell'ASL di Pescara, fa chiarezza, poiché negli ultimi giorni ci sono molte domande sul nuovo vaccino adattato contro le varianti Omicron che è stato distribuito in Abruzzo in 100.000 dosi. Da lunedì anche nella nostra regione parte la nuova campagna. Tra le questioni più discusse, chi ha fatto la quarta dose può evitare il nuovo siero? La risposta è chi ha fatto già quattro dosi è perfettamente protetto nei confronti delle varianti Omicron, perché le sequenze conservate in Omicron nel primo vaccino hanno avuto bisogno di esposizioni ripetute, cioè di quattro dosi per dare una piena copertura, ma esistevano, c'erano, quindi la copertura verso Omicron col vaccino vecchio per chi ha fatto quattro dosi c'è. E allora la risposta alla sua domanda è molto semplice: chi oggi ha fatto già per sua fortuna ed è stato bravo la quarta dose, è coperto, non deve temere nulla, ha bisogno di una nuova dose quando questa sarà indicata per un ulteriore richiamo nei confronti del virus, e questo occorrerà probabilmente 6-8 mesi dopo la quarta dose, ma per i 6 mesi dopo la quarta dose non c'è bisogno di un'ulteriore esposizione col nuovo vaccino. Ma c'è bisogno di richiamo per questo vaccino? Allora, ci sarà una schedula naturalmente come quella attuale a due somministrazioni ravvicinate per chi non si è mai vaccinato o per chi avesse sospeso da più di un anno e mezzo il percorso vaccinale. Cioè, chiaramente quando si inizia una vaccinazione bisogna fare due dosi ravvicinate per avere circa 6 settimane dopo la prima dose una copertura piena molto efficace. Per tutti gli altri che hanno già fatto il loro ciclo vaccinale come previsto, il vaccino sarà semplicemente utilizzato per la dose di richiamo. Ottimista, le persone risponderanno a questo vaccino? Io penso che questo vaccino si pone in una chiara continuità con il precedente, quindi temo purtroppo che chi ha avuto delle remore nei confronti di questo vaccino finora non troverà purtroppo nessuna particolare novità in questo. Sono molto ottimista perché nessuno di noi avrebbe potuto firmare e sottoscrivere la certezza che i livelli di protezione che siamo riusciti a ottenere fossero quelli che effettivamente abbiamo raggiunto sia col vaccino attuale che col futuro. Si tratta di una grande innovazione tecnologica di cui dobbiamo essere veramente grati. E già si ipotizza un vaccino annuale? Sì, questa è una domanda molto importante. Sarà così? Perché il sistema immunitario di ciascuno di noi mantiene una memoria limitata anche quando avremo il Perfectovax, cioè il vaccino che copre contro ogni possibile variazione di variante, e comunque dovremo richiamare, come per quello dell'influenza, la nostra immunità con una cadenza che sarà definita verosimilmente annuale, perché proprio le cellule di difesa tendono a svanire non restando il virus nel nostro corpo come fanno i virus a DNA. Il virus a RNA, una volta che è finito il ciclo replicativo, scompare e quindi qualunque eccellente sistema di memoria tende a ridursi proprio per una questione di economia da parte del sistema immunitario. Dovremo pertanto richiamarlo con una frequenza costante, qualunque sia il vaccino, anche quello migliore.